Allora, il titolo della legge: disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque. Questo non è il titolo originario di quella che a noi piace chiamare la nostra legge, cioè quella che dicevo prima, che già nel 2007 aveva visto questa iniziativa popolare con le 400.000 firme raccolte, e non è esattamente il titolo che aveva allora. Compare questo ciclo integrale delle acque, che non abbiamo ancora ben capito esattamente che cosa voglia dire, però a noi piace molto gestione pubblica e partecipativa dell'acqua, in sostanza, traduciamolo così. Dopo la legge di iniziativa popolare, ovviamente, c'è stato il grande momento del referendum del 2011, 1.400.000 firme raccolte in tutta Italia per presentare i quesiti. Vi ricorderete benissimo che il quorum venne raggiunto ampiamente, il 90% o più dei cittadini che andarono a votare si espressero per la gestione pubblica dell'acqua. Ebbene, per questo che noi questa legge la sentiamo nostra, perché il testo arriva da tutta questa elaborazione che in questi anni sono stati fatti. Però certo ci sono delle cose positive e delle cose negative. Mi piace richiamare il cuore della proposta di legge, perché prima di tutto il vero punto cardine di questa legge è quello che riguarda un po' la questione, alcune definizioni sull'acqua che non sono mai apparse prima nella normativa. L'acqua come diritto universale, quindi nella legge viene richiamato quella che è stata la risoluzione delle Nazioni Unite, che quindi sancisce nero su bianco che l'acqua non è un bisogno, l'acqua non è una merce, l'acqua è un diritto umano universale. Nella legge c'è scritto che l'acqua è un bene comune, di cui in realtà poi non esiste una definizione in questo momento, no? Ci ha ricordato Luca prima che sono passati 10 anni dalla Commissione Rodotà, che aveva tentato proprio di definire che cosa sono i beni comuni. Però intanto mettiamo un altro punto fermo: l'acqua è un bene comune. Noi abbiamo fatto parecchia elaborazione come Movimento per l'Acqua Pubblica sul concetto di beni comuni, e siamo arrivati alla conclusione che il bene comune è quel bene che viene gestito con la partecipazione di tutti coloro che ne usufruiscono, e quindi questo per noi è un punto cardine. L'altro punto interessante di questa proposta di legge è che sì, le acque superficiali sono pubbliche, come ci ha ricordato Vincenzo prima, già a partire dalla legge Galli, ma qui si dice non mercificabili, che è un altro punto interessante, diciamo così. Fa parte del cuore della proposta di legge, quindi, secondo quei principi che abbiamo visto, che quindi se l'acqua è un diritto non può essere gestita come una merce, se l'acqua è un bene comune la sua gestione non può che essere partecipativa, se l'acqua non è mercificabile non può essere gestita a scopo di lucro. E tutto questo che cosa comporta? Comporta che parliamo in questo caso più ovviamente dell'acqua come acqua potabile, come servizio idrico integrato. Chi gestisce il servizio idrico integrato, e qui veniamo al punto forte della legge, a quello che se passerà sarà veramente epocale, l'obbligo per le società che gestiscono il servizio idrico integrato, l'obbligo a trasformarsi da società per azioni, SRL, società di diritto privato, in aziende speciali di diritto pubblico. E questo è il punto, il cuore proprio della legge. È quello per cui tutte le aziende che stanno gestendo il servizio idrico integrato in questo momento in Italia si sono scatenate, hanno organizzato di tutto e di più, audizioni, non audizioni, convegni, non convegni, perché questo è il punto che va a toccare gli interessi che ci sono, gli interessi forti che ci sono nella gestione del servizio idrico integrato. E mi piace richiamarlo, e mi piace pensare che in questo momento in una legge c'è scritta una cosa del genere. Poi andremo a vedere se e come questo arriverà alla fine,
Però questo è il punto di questa legge. Dopodiché però, come abbiamo già visto tramite quello che ci ha raccontato Vincenzo, la legge va a toccare anche altre cose, altri aspetti. In un tentativo così di mettere insieme un po' tutto il mondo che ruota intorno all'acqua, ho messo delle faccine, quelle verdi e quelle rosse. Questo è un punto importante, positivo, rimanendo in tema della gestione del servizio idrico integrato, si torna alla gestione unitaria. Lo sblocco Italia aveva detto che non era più la gestione unitaria, ma ci voleva la gestione unica. La differenza è che nella gestione unitaria posso anche avere 3-4 gestori diversi per lo stesso ambito territoriale, ma con le stesse regole. La gestione unica invece è un unico, proprio un unico, fisicamente unico gestore. E questo, non sto qui a farla lunga, ma abbiamo seguito tutto quello che i vari governi dal referendum in poi si sono inventati per favorire l'allontanamento, diciamo così, del controllo del servizio idrico dal territorio verso grandi società, che sono quelle che poi ho citato lì, Acea nel centro Italia, IRE da queste parti, ERA, 2A, che si spartiscono a livello nazionale le fette della torta del servizio idrico integrato. Per contro, ci sono appunto degli aspetti critici di questa proposta di legge, e uno è questo, nel senso che tutto il disegno che Vincenzo ha anche illustrato prima, dei vari livelli di pianificazione e gestione delle acque, si va a creare, anche solo con l'utilizzo delle parole, un po' di confusione. Perché quello che fino adesso era definito l'ente di governo dell'ambito territoriale primario del servizio idrico integrato viene chiamato consiglio di bacino. Questo perché nasce dal fatto che si vorrebbe che gli ambiti territoriali ottimali coincidessero il più possibile con quelli che sono i bacini idrologici, bacini o super bacini. Però in questo momento, e sempre nel fantastico dossier lo troverete, se andate a vedere le cartine geografiche, in questo momento quello che è il bacino, quello che ha fatto vedere Vincenzo prima, il distretto, è una roba enorme, è tutta la valle del Po, e però si chiama bacino. Quindi se io l'ambito territoriale che in questo momento equivale più o meno alla provincia lo chiamo bacino, quando io poi dico piano di bacino, a che cosa mi sto riferendo? A quello del distretto o a quello del... E insomma bisogna fare un po' attenzione a queste nuove nomenclature che possono creare più confusione che altro. Poi ci sono delle piccole cose da capire, cioè come mai alle autorità per il servizio idrico vengono affidati consorzi di bonifica e irrigazione, questo francamente non lo so, mi sfugge, è uno dei punti che dovremmo andare a chiarire. E l'altro punto un pochino delicato è che in questo momento tutti i comuni di un ambito territoriale sono obbligati ad aderire all'ente, non alla società che gestisce, ma all'ente di governo pubblico del servizio idrico integrato. La legge, in questo momento, la proposta di legge dà la facoltà ai comuni sotto i 5.000 abitanti di non aderire, a patto che gestiscano il servizio idrico integrato nel loro complesso, che è un po' anche un po' fantascienza. Questo è un altro punto importante, si cerca di limitare l'ambito territoriale ottimale regionale. Questo cosa voleva dire? Che a parte la regione Puglia, che è l'unica regione in cui l'infrastruttura è veramente regionale, l'acquedotto pugliese è un'unica infrastruttura che serve tutta la regione, negli altri casi non è così. In questi ultimi anni sono stati fatti dei tentativi invece per governare a livello regionale tutto il servizio idrico, sempre nell'ottica di poi affidarlo alle grandi società di servizi. E invece qui, in questa proposta di legge, si cerca di limitare questo aspetto. Per contro, alcune misure sono un po' tranchant, che ricordava Vincenzo prima,
tutti i barili di acqua devono essere misurati a spese dell'ente pubblico, e anche a questo punto sono vietati i prelievi che possano generare un impatto ambientale anche lieve. Se vi ricordate le tabelle che ha fatto vedere prima Vincenzo, in questo momento la direttiva di derivazione fa tutta una serie di disamine, se in zona rossa, se in zona gialla, se in zona verde. Dire che sono vietati i prelievi che generano anche un impatto lieve significa che qualsiasi prelievo genera un impatto, non esiste un prelievo che se no vabbè bevo un sorso d'acqua, d'accordo, però e quindi bisogna fare un po' attenzione a... Poi dopodiché noi siamo anche contenti che non ci arrivano più domande, però e un punto invece positivo è quello che si cerca di penalizzare l'uso dell'acqua in bottiglia. Nella legge si incentiva, si prevede che i comuni incentivino gli esercizi commerciali a servire acqua da rubinetto, mette dentro insieme alle concessioni di prelievo anche lo sfruttamento delle acque minerali, quindi tutto quello che raccontava Vincenzo prima, lo lega anche in questo caso all'osservanza di tutta la normativa sulla tutela dell'ambiente. E poi c'è, prevede anche un prelievo fiscale sull'utilizzo delle bottiglie per finanziare, in questo caso, il Fondo di Solidarietà Internazionale. Questo richiamo di nuovo sulla disciplina delle concessioni, e anche il solo fatto di spostare l'autorità concedente, che non è più la provincia nel nostro caso, ma diventa l'autorità di bacino distrettuale, è una roba abbastanza forte, abbastanza di impatto. L'autorità di bacino distrettuale è tutta la Valle Po. È un po' impensabile che a livello di autorità di distretto vengano gestite le 10.000 delegazioni della provincia e tutte le altre 10.000 delegazioni di ogni provincia della Valle Po. Cioè, è una roba un po' hard, ecco. E quello che poi ha già richiamato Vincenzo, la durata delle concessioni e la revisione anche annuale che viene prevista in certe casistiche. Questo invece secondo me è un punto positivo. I titoli concessori vengono prioritariamente dati agli enti di governo dell'ambito. In questo momento, da quando c'è stato il passaggio della gestione del servizio idrico integrato dai comuni alla SMAT, tutte le concessioni era previsto che passassero in capo al gestore. Quindi la nostra SMAT SPA in questo momento ha in mano il diritto, il titolo che dà il diritto di prelevare. La SMAT è una società per azioni di capitale pubblico in questo momento, sono i comuni, i soci, ma nel momento in cui venisse privatizzata, o comunque nelle altre regioni dove magari c'è già il privato dentro, significa che è la società privata che detiene il titolo a derivare. Poi è vero che lo fa sotto il controllo del governo pubblico, dell'ATO, eccetera, però comunque intanto il titolo a prelevare se lo viene, ce l'ha la società. Se passasse veramente in capo all'ente di governo dell'ambito, diciamo, si introduce un livello pubblico proprio della detenzione del titolo al prelievo. Ecco, questo è un aspetto. Ci sono almeno due o tre articoli della proposta di legge sulla qualità delle acque, ma nel senso proprio del controllo delle acque. È un mondo che io conosco poco, devo ammettere, per cui anche a livello di competenze non so bene come funzioni tutto questo mondo, però c'è un principio che secondo me è positivo, che credo che in questo momento non venga tanto preso in considerazione, nel senso che, conoscendo più o meno come funziona il monitoraggio di altri aspetti, ci sono dei parametri, ci sono dei valori soglia e si vede se, facendo le analisi, se quell'acqua sta o non sta all'interno dei valori soglia. Poi di solito se ci sono dei problemi basta alzare la soglia, ma vabbè. Questo degli effetti sinergici secondo me è un aspetto importante, nel senso che ci sono
tante sostanze che magari o non vengono monitorate, ma sono il motore, diciamo così, di magari cancerogeni digitali, pensiamo ai vari pesticidi, ma tutte quelle sostanze, l'ultimo, quello su cui c'era stato il glifosato, eccetera, eccetera, ma sugli effetti sinergici penso che poco, veramente poco, magari già si sa e tanto meno viene monitorato, quindi questo penso che sia un principio importante. Poi l'altro punto cardine della legge c'entra poco con le cose dell'ambiente, ma mi piaceva richiamarlo, e che la regolazione tariffaria del servizio idrico integrato torni in capo al Ministero dell'Ambiente, richiamato l'hashtag della campagna contro l'ERA. Abbiamo dedicato l'ultima lezione della scuola dell'acqua su questo e dedicheremo la prossima, se non sbaglio, sullo scioglimento di ARERA, perché veramente è stata una presa in giro. Dopo il referendum la tariffa è stata affidata dal governo Monti all'agenzia, all'autorità che regola l'energia, il gas e adesso anche i rifiuti, e si è dimostrata veramente una cosa scandalosa, cioè tutto dalla parte dei gestori, la tariffa è aumentata, gli investimenti non sono per niente aumentati e sono riusciti a tirare dentro questa tariffa l'acqua dunque, non sto qui a dilungarmi perché abbiamo appunto affrontato il tema l'altra volta, però veramente basta ARERA. Torno alla fiscalità generale per coprire i costi degli investimenti. Fino adesso, negli ultimi anni, in realtà già da un po' di anni, già dalla direttiva quadro delle acque, si dice che la tariffa deve coprire tutti i costi di gestione del servizio. Questo è un punto un po' delicato per quello che riguarda gli investimenti, in quanto le grosse infrastrutture è un po' difficile riuscire a coprirle totalmente con la tariffa. E quindi la legge torna a dire che almeno in parte la copertura deve essere a carico della fiscalità generale e individua anche delle modalità abbastanza precise su come trovare i fondi per sostenere gli investimenti. E tanto abbiamo visto che nelle situazioni dove c'è stata un'effettiva privatizzazione, le tariffe, anche a fronte di un aumento delle tariffe, gli investimenti non sono comunque stati effettuati, quindi questa favola della privatizzazione è veramente stata smentita dai fatti. Questi sono altri punti positivi della proposta di legge: più trasparenza nei controlli, nell'azione della gestione del servizio, più partecipazione. Sono previste diverse modalità attraverso le quali i cittadini possono partecipare alle scelte di governo idrico. Noi alcune in realtà le abbiamo contestate, tipo quelle di chiamare a far parte dei consigli di amministrazione delle società, che noi riteniamo non essere una modalità da perseguire, però comunque viene dato spazio al tema della partecipazione. Il quantitativo minimo vitale garantito, quindi questo diritto universale citato all'inizio, si traduce in 50 litri al giorno per persona, che sono un diritto e che devono essere sempre garantiti, anche se la persona non ce la fa a pagare la bolletta. 50 litri al giorno non sono tanti, perché i nostri consumi medi giornalieri sono ben superiori, però questo è il minimo vitale garantito. L'altro punto importante sono le norme antiristacco. Non è pensabile che si tolga del tutto l'acqua, come è successo a Roma, stava per succedere anche qui con la SMAT, siamo andati fisicamente a cercare di impedirlo. Chi non paga per morosità, per bisogno, che non riesce a pagare la bolletta, non è giusto che resti senza acqua, dato che l'acqua è fonte di vita, eccetera, eccetera. Chiudo con questo. Il Riccardo Petrella, che è uno degli esponenti direi più autorevoli del Movimento Internazionale per l'Acqua, ha scritto un documento con 27 tesi per l'acqua bene comune, diciamo così.
per, come, no, come intero, ecco. Mi piace richiamare questa perché anch'io come Luca sono una naturalista e perché penso che in questa tesi sia, come dire, sia contenuto il principio per cui veramente sta andando un po' tutto a rotoli. Quando si sente parlare, quando io ho studiato ecologia, si parlava di ecosistemi. Adesso non si parla più di ecosistemi, si parla di servizi ecosistemici. Una roba che mi fa venire i brividi tutta la volta che la sento. Ormai si è, come dire, la natura a servizio dell'uomo, come se gli ecosistemi che si sono evoluti in questi migliaia di anni e milioni di anni non sono lì perché tutta l'evoluzione del mondo naturale li ha fatti diventare così, ma sono lì perché l'uomo se ne deve servire. E per l'uomo valgono in quanto economicamente possono dare un vantaggio. Questo è veramente un principio veramente molto pericoloso. E penso che, appunto, mi piaceva chiudere con questa tesi, perché monetizzare la natura, tradurre in soldi quello che può essere il valore inestimabile di certi ecosistemi, ma di tutto il mondo naturale, è veramente un'aberrazione. Un'aberrazione che non può che portare alla privatizzazione, alla mercificazione, alla finanziarizzazione della vita. E chiudo veramente con questa tesi, perché poi alla fine basta, siamo stretti.